Il tema del fermare, non dico neanche più il taglio, il fermare le emissioni porta direttamente all'intervento successivo dell'avvocato Cesari, che fa parte, come ricordava Marika prima, del team legale di Giudizio Universale, che invito a portare il suo contributo e appunto a raccontarci. In cosa consiste, su che cosa si fonda la causa di giudizio universale e a che punto è la causa stessa, insomma. Grazie. Sì, beh, io innanzitutto ringrazio chi ha pensato di organizzare questo evento per promuovere, per parlare di giudizio universale, che come Marika ricordava nel suo intervento, si iscrive nel novero delle Strategic Litigation, Climate Litigation. Quindi è importante e decisivo non soltanto quello che noi avvocati facciamo nei tribunali, ne parlerò fra poco, ma è importante e fondamentale anche l'attività di promozione nell'ambito della società. Io, assieme ai colleghi Luca Saltalamacca del Foro di Napoli e all'avvocato Michele Carducci del Foro di Lecce, che è anche docente di diritto costituzionale comparato e di diritto climatico, patrocino per conto di circa 203 attori il giudizio promosso nei confronti dello Stato italiano. L'iniziativa giudiziaria muove da due constatazioni, che poi sono anche gli elementi di fatto che sorreggono l'azione e la domanda conclusiva che noi abbiamo rivolto al giudice. Da un lato l'immanenza dell'emergenza climatica, dall'altro la sostanziale inerzia dello Stato italiano, le cui azioni non sono adeguate e sufficienti per contrastare l'emergenza climatica. Entrambi questi elementi sono grosso modo già emersi negli interventi che mi hanno preceduto. Io provo a sintetizzarli, a riannodarli per poter dar conto come mi è stato chiesto, del tipo di azione che abbiamo proposto dinanzi al Tribunale Civile e del tipo di domanda che abbiamo rivolto al giudice. L'emergenza climatica. Ormai è un fatto acquisito, la comunità scientifica, abbiamo ascoltato poco fa il professor Francesco Gonella, ormai lo denuncia. Il cambiamento climatico innescato dalle emissioni antropogeniche di gas serra, che come sappiamo dipendono dall'estrazione e dall'uso dei combustibili fossili, ha ormai raggiunto la soglia di una vera e propria emergenza. La comunità scientifica lo denuncia, non solo, le stesse istituzioni, fra cui lo Stato italiano e l'Unione Europea, lo riconoscono espressamente perché hanno adottato nel tempo una pluralità di dichiarazioni di riconoscimento dell'emergenza climatica. L'emergenza climatica è un fatto inedito e sconvolgente che non può essere comparato, perché ne è incommensurabilmente distante, a precedenti situazioni di emergenza che la civiltà umana ha vissuto sino ad ora. È un fatto sconvolgente, un fatto inedito, è un fatto discontinuo rispetto al passato, nella sua valenza distruttiva, potenzialmente catastrofica, nella sua ubiquità. Le manifestazioni dell'emergenza climatica si producono ovunque, non c'è luogo del globo terracqueo che non sia interessato dalle vicende del cambiamento climatico e gli impatti sono letali. Gli impatti sono letali per l'intero pianeta, ma questa è la prospettiva del nostro giudizio, sono letali per la stessa condizione di esistenza umana, perché pregiudicano, espongono al rischio, minano i cosiddetti beni vitali, la vita, la salute, il cibo, l'acqua, che costituiscono oggetto di fondamentali diritti umani. Il soggetto che è prioritariamente tenuto a contrastare l'emergenza climatica è lo Stato nazionale, perché lo Stato nazionale dispone dei poteri sovrani che gli consentono di imporre sui propri territori le misure, le azioni, i provvedimenti per contrastare l'emergenza climatica e quindi sottrarre i propri cittadini alla minaccia potenzialmente irreversibile, alla minaccia urgente, queste sono le parole della conferenza delle parti, rappresentata dai cambiamenti climatici.
Lo Stato italiano è stato chiamato in giudizio sul presupposto della sua inerzia, della sua sostanziale inazione in materia di contrasto dei cambiamenti climatici. Eppure, l'obbligo per lo Stato di intervenire riviene da una pluralità di fonti, fonti che sono di natura internazionale, di natura sovranazionale e di natura nazionale. Marica nell'intervento introduttivo lo ricordava, sono passati 30 anni da quando è stata celebrata la Convenzione Quadro, la Convenzione del 1992 sui cambiamenti climatici. Gli obblighi di intervento dello Stato rivengono innanzitutto da quella Convenzione, cui lo Stato italiano ha aderito. Rivengono da quella Convenzione e dai numerosi accordi che nel corso degli anni si sono succeduti all'interno delle COP, della Conferenza delle Parti, che è l'organo esecutivo della Convenzione. Può apparire paradossale che si chiami in giudizio uno Stato affinché adempia a quegli impegni, a quegli obblighi che lo Stato medesimo ha autonomamente, sovranamente, volontariamente assunto. In una prospettiva fisiologica, sarebbe la normalità dei processi politici a dare attuazione a quegli impegni. Questo non accade e costringe 203 attori a rivolgersi al Tribunale Civile di Roma perché quegli impegni siano attuati. Ecco allora che, guardata da questa prospettiva, l'iniziativa Giudizio Universale ci racconta molto delle condizioni materiali in cui versano i processi politici dipendenti dai meccanismi della rappresentanza, che sembrano essere sempre di più sequestrati, fatti ostaggio da interessi altri rispetto agli interessi della generalità. Noi abbiamo depositato in giudizio un interessantissimo report a firma del professor Gonella, in cui si denuncia proprio l'influenza dei soggetti mettitori, delle lobby, delle major nel condizionare l'attività degli stati. Ma non dico niente di nuovo, questa è una cifra drammatica della contemporaneità, la riduzione degli apparati statali ad articolazione di interessi predatori e di interessi estrattivi. E la stessa sovranità, che è un elemento cardine della modernità, almeno per come l'abbiamo conosciuta, diventa sempre più volatile, sempre più evanescente. Tant'è che i cittadini sono costretti a chiamare a giudizio, a chiamare in causa lo Stato affinché adempia, affinché rispetti i suoi impegni. Ma l'obbligo dello Stato italiano di contrastare l'emergenza climatica non deriva soltanto dalla Convenzione Quadro del 1992. Noi nell'atto di citazione abbiamo indicato una pluralità di fonti, certamente la Convenzione Quadro del 1992, ma anche la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. E in particolar modo due articoli, l'articolo 2 che tutela, che riconosce il diritto alla vita, e l'articolo 8 che riconosce e tutela il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Sono obblighi che impongono agli Stati di adottare misure positive, di porre in essere un quadro amministrativo e un quadro legislativo volto alla tutela di questi beni, di questi diritti. Ancora, l'obbligo di intervento dello Stato italiano deriva dalla nostra stessa Costituzione, dalla Costituzione repubblicana e dal principio solidaristico che l'articolo 2 della Costituzione declina nel senso del dovere di riconoscere, di tutelare, di garantire i diritti inviolabili e quindi anche il benessere della persona umana. Ebbene, emergenza climatica da una parte, immanenza dell'emergenza climatica, urgenza di intervenire, obblighi dello Stato di intervento, inerzia dello Stato. Muove da questo l'azione promossa con giudizio universale, perché le azioni climatiche poste in essere negli anni dallo Stato italiano e soprattutto le azioni climatiche che lo Stato italiano ha programmato di attuare da qui al futuro, da qui al 2030 e al 2050, che come vedremo sono gli step fondamentali che occorre necessariamente rispettare per poter contrastare l'emergenza climatica, sono inadeguate, sono palesemente inadeguate. Questo non lo diciamo noi, ovviamente. Ci siamo avvalsi, ed è stato depositato in giudizio, di un report elaborato da uno dei principali istituti di ricerca indipendenti, Climate Analytics.
L'istituto, il report, il contributo che è stato depositato in giudizio, analizza le misure programmate dallo Stato italiano da qui al 2030 e le pone a raffronto con quanto invece lo Stato dovrebbe fare per poter realizzare l'obiettivo di contenimento, di aumento della temperatura entro 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. E poco importa, il professor Gonnella ce lo ha detto, che molto probabilmente quell'obiettivo non sarà realizzato. Ebbene, in base al report di Climate Analytics, le misure programmate dall'Italia realizzeranno una riduzione delle emissioni antropogeniche di gas serra, che abbiamo visto essere il principale responsabile del cambiamento climatico, solo nella misura del 37% rispetto ai livelli preindustriali, laddove per poter provare a realizzare l'obiettivo di contenimento entro 1,5 gradi centigradi, sarebbe necessario abbattere le misure, le emissioni di CO2 nella misura del 92% o anche del 66%, a seconda di come si proceda poi alla ripartizione degli obblighi di riduzione tra i diversi stati. Lo si fa in maniera egualitaria, cioè assumendo il carbon budget ancora disponibile. Carbon budget disponibile è la quantità di CO2 che può essere emessa in atmosfera senza che ciò comporti un superamento del limite di 1,5. A seconda delle modalità che vengono adoperate per operare questa ripartizione, possiamo avere una riduzione del 92% che è dovuta dall'Italia, applicando principi di equity che tengano conto delle responsabilità pregresse e delle condizioni economiche, delle condizioni sociali dei diversi paesi interessati, oppure nella misura del 66%, qualora questo carbon budget venga ripartito in maniera egualitaria. Si tratti del 92%, si tratti del 66%, esiste un divario incolmabile tra la percentuale di riduzione che l'Italia ha programmato di realizzare da qui al 2030 e quella invece che sarebbe necessario realizzare. Ciò consente di individuare una responsabilità nitida dello Stato italiano. Motivo per cui i 203 ricorrenti, che sono enti collettivi, associazioni, comitati e singole persone fisiche, hanno chiamato in giudizio lo Stato italiano per farne valere la sua responsabilità. In base a quali norme lo Stato italiano è stato evocato in giudizio? Marica ne accennava nel suo intervento. Le climate litigation rappresentano sempre una sfida per il diritto, perché è evidente che il fenomeno del cambiamento climatico rappresenta un fatto inedito che rispetto al quale anche il diritto, che di norma arriva sempre dopo rispetto ai fenomeni, risulti essere impreparato, non adeguato. Quindi la sfida è quella di utilizzare le categorie giuridiche che già esistono in maniera, per certi versi, sovversiva, un po' forzando nell'interpretazione. In che modo il collegio difensivo ha impostato la questione? Ha fatto valere la responsabilità civile dello Stato, la responsabilità extracontrattuale, richiamando un articolo, l'articolo 2043 del Codice Civile, il principio del neminem ledere, suggerendone però una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata, al fine di garantire una tutela effettiva dei diritti umani. I diritti umani sono quei diritti che sono incisi negativamente dal cambiamento climatico e che con la nostra azione intendiamo prevenire. Perché dico un'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata? Secondo la struttura canonica tradizionale del 2043, questa è una norma che interviene per risarcire un danno che si è già prodotto. La norma dice che chiunque cagioni ad un altro soggetto un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo, ossia a remunerarlo normalmente attraverso una somma di denaro della perdita subita. È evidente però che una norma intesa, interpretata in questo modo, sarebbe stata poco servibile, poco utilizzabile nella prospettiva della tutela effettiva dei diritti umani.
I beni oggetto dei diritti umani, i beni vitali, sono beni primari ed assoluti. E se dunque vogliamo assicurare una tutela effettiva, non possiamo attendere che la lesione si produca, che il danno si produca, perché a quel punto qualsiasi dazione in denaro sarà insufficiente, sarà inadeguata. Affinché questi beni, questi diritti siano tutelati effettivamente, è necessario intervenire prima, preventivamente, prima ancora che il danno si produca, proprio per evitare che si produca. È necessario, cioè, interpretare quella norma sovvertendone un po' la struttura, non più norma che interviene ex post, dopo che la lesione si è già consumata, ma norma che interviene prima, quando ancora la lesione non si è prodotta, per costringere i soggetti la cui azione o la cui omissione espone al rischio di compromissione quei beni ad intervenire. Non si tratta ovviamente di un'interpretazione che il team legale ha sognato di notte e ha proposto al giudice. Si è trattato di recuperare una linea di tendenza che è presente nel nostro ordinamento a partire dal 1979, quando la Cassazione civile adottò una sentenza storica in tema di diritto della salute, e che è stata recuperata, è stata avallata autorevolmente dalla stessa Corte Costituzionale, con una sentenza del 1987. Cosa dice in sostanza la Corte Costituzionale con quella sentenza? Dice che quando sono in gioco beni vitali fondamentali, beni primari, beni essenziali che sono tutelati dalla Costituzione, ebbene in quei casi è possibile invocare la norma del 2043 in funzione preventiva, prima che la lesione si compia, proprio per evitare che la lesione si consumi. E questo è possibile solo quando sono in gioco beni come la salute, come la vita, come l'ambiente salubre. È una sentenza che viene adottata dalla Corte Costituzionale nel 1987. Un anno prima è stata la tragedia di Chernobyl e esisteva un humus favorevole, incline a consentire la valorizzazione di un'impostazione di questo tipo. La Corte Costituzionale dice che per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, del principio solidaristico di cui ho detto prima, l'articolo 2043 ha una nuova valenza, può esplicare una funzione preventiva e aggiunge: la tendenziale scarsità delle risorse naturali impone una disciplina che eviti il danno e che eviti gli sprechi. È un passaggio che mi piace richiamare perché è molto significativo. Teniamo presente che del 1987, quindi di un po' di tempo addietro, però l'intero ordito di quella sentenza è come se anticipasse temi che l'avvento dell'antropocene ci ha costretto a considerare. Che cosa dice in realtà la Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale ci dice che il bene della salute è strettamente connesso alle risorse naturali. Ci dice che il mondo naturale non è affatto separato dal mondo umano, ciò che rappresenta per molti aspetti un punto cardine dell'intero pensiero occidentale, l'idea di poter concepire la separatezza tra il mondo della natura, con le sue necessità, con le sue leggi universali, e il mondo umano, con le sue libertà, anche la libertà di utilizzare i combustibili fossili, come nel caso dei cambiamenti climatici, delle cause che danno origine ai cambiamenti climatici, sino al punto da mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza della specie umana su questa terra. Intendere in maniera separata il mondo della natura e il mondo umano è un modo di pensare che di fatto, per usare le parole di Bruno Latour, ha reso questo mondo inabitabile. Per questo la sentenza della Corte Costituzionale che noi abbiamo richiamato sembra quasi anticipare ciò che l'avvento dell'antropocene ha squadernato sotto i nostri occhi in maniera feroce e in maniera drammatica. Quindi,
con l'azione giudizio universale mi si chiedeva di epilogare le domande che noi abbiamo rivolto al giudice, abbiamo chiesto al giudice di condannare lo Stato italiano ad adottare ogni iniziativa che sia idonea a realizzare il contenimento dell'aumento delle temperature entro la soglia di 1,5 gradi centigradi. La comparsa di costituzione dello Stato, Marica ne accennava in apertura, a noi è parsa un po' claudicante e per certi aspetti anche un po' furba. Io tralascio le eccezioni pregiudiziali che sono state sollevate dallo Stato e non ne parlo, eventualmente se ci sono delle curiosità o delle domande ne posso anche parlare. Vado alle argomentazioni di merito. Cerco di stringere perché vedo che ho superato il quarto d'ora, sarò rapidissimo. In sostanza, che cosa dice lo Stato italiano? Innanzitutto travisa l'oggetto della nostra domanda, lamenta il fatto che gli attori non abbiano allegato un danno che si è già prodotto e dunque dicono: se tu non hai subito un danno, non puoi chiedere la mia condanna. In realtà la nostra domanda, ho provato a spiegarlo prima, non ha ad oggetto danni che si sono già verificati. Noi non chiediamo somme di denaro, noi chiediamo semplicemente fino a un certo punto, l'adozione delle misure idonee ad evitare che quei danni si producano. Lo Stato italiano fa finta di non aver compreso, ignora l'esistenza di un filone giurisprudenziale ricchissimo che ha attraversato in maniera carsica, immergendosi e poi riemergendo circa 30 anni di storia della giurisprudenza, e fa finta di nulla. Si lamenta che non sia stato provato il danno, un danno che nessuno ha affermato essersi già consumato, essersi già verificato. Dopodiché si affida ad un argomento che a guardar bene rappresenta una forma sofisticata, evoluta di negazionismo climatico. Che cosa dice lo Stato italiano nella sua comparsa? Non nega l'esistenza dell'emergenza climatica e però dice anche il cambiamento climatico dipende da una pluralità di fattori. Non c'è solamente lo Stato italiano che emette, ci sono anche le multinazionali, ci sono anche i singoli cittadini, le persone. Quindi si nasconde dietro a un vecchio brocardo giuridico ad impossibilia nemo tenetur. Siccome molteplici sono i soggetti responsabili, lo Stato italiano non può fare nulla. Ma nel suo intervento è un argomento che non si tiene per ragioni scientifiche e per ragioni giuridiche. Le ragioni scientifiche sono state illustrate dal professore Gonnella, mi pare fosse l'ultima slide, che segnalava come ogni singola emissione di CO2 in realtà contribuisce all'aggravamento dell'emergenza, perché va ad incrementare un accumulo di CO2 già presente in atmosfera. Quindi, da un punto di vista scientifico, è un argomento infondatissimo, clamorosamente infondato, ma lo è anche da un punto di vista giuridico, perché in presenza di più autori di un identico fatto illecito, e ciò che noi imputiamo giuridicamente allo Stato e alla Commissione di un fatto illecito, subspecie di omissione parziale, in presenza, dicevo, di più coautori dell'identico fatto illecito, ciascuno è chiamato a responsabilità. Questi più o meno i temi del nostro atto di citazione e i temi della comparsa. A che punto è il giudizio? Abbiamo depositato da poco le memorie istruttorie, che sono le memorie con le quali le parti chiedono di depositare documenti scientifici o chiedono di provare i fatti, formulano le richieste istruttorie per provare i fatti che hanno allegato. Noi abbiamo allegato, oltre al report del professor Gonella, di cui dicevo prima, anche una serie di schede, una documentazione scientifica molto vasta che testimonia, che attesta l'attitudine potenzialmente lesiva dei cambiamenti climatici rispetto ai beni vitali, oggetto di diritti fondamentali. Lo Stato italiano, in buona sostanza, non ha eccepito nulla, si è limitato a produrre documenti programmatori che non dimostrano azioni già compiute, ma sono meramente ottativi, privi di alcun valore vincolante. Quindi noi abbiamo chiesto al giudice, qualora non sia convinto della fondatezza del report in atti realizzato da Climate Analytics, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio. Che cosa significa? Incaricare un proprio consulente affinché verifichi l'adeguatezza delle azioni climatiche dello Stato e stabilisca
il quantum di emissioni che occorre abbattere per contrastare l'emergenza climatica. La prossima udienza sarà il 21 giugno. Mi fermo qui e ho sforato di poco. Se ci sono poi delle curiosità, delle domande, ho provato a dare un quadro generale Grazie. dell'azione.